facciamoci questa prova. Allora, ragazzi, la nuova stagione di iRacing è uscita e con essa una pista che conosciamo tutti, Portimão, Algarve. C'è anche Misano, devo dire la verità. Però oggi ho voglia di fare una prova, un paragone, un confronto, nulla di particolare, soltanto i tracciati Portimão di iRacing versus quello di Le Mans Ultimate, no? Vediamo graficamente cosa hanno fatto. Gli americanazzi di iRacing. Siamo su una P2 perché poi andremo a fare il confronto ovviamente con la P2. Vabbè, raga, è molto figo però, eh. Molto molto figo. È pieno di dettaglio, eh. Questa qui si fa a 700.000 km orari. Allora, andiamo a vedere un po' di dettaglio, ragazzi, eh. Che dire, è fatto molto bene, eh. La cura dei dettagli, cosa, ovviamente, sfruttando al massimo il motore grafico di iRacing, chiamiamolo normale, vediamo tutti i dettagli. No, onestamente, bel lavoro. Poi, normalmente questi sono tutti laser scanned, quindi anche a livello di quelle che sono buche, eccetera. Quello che mi è bello, molto bello, secondo me, è la rappresentazione dei dislivelli, che è fatto veramente in modo egregio. Mi piace anche il dettaglio dell'asfalto, queste striature proprio di asfalto usato. Poi, come parlavo, il dislivello. Gran cosa, bravi bravi, mi piace, fatto molto bene, ottimo lavoro. E adesso tocca Le Mans Ultimate, ragazzi. Allora, a livello di qualità grafica, subito il primo impatto, io non ho problemi a dirlo, ragazzi, mi sembra proprio che Le Mans Ultimate è un passettino in avanti, no? Però poi mi vorrei concentrare sui dettagli che ho guardato su. Allora, qui praticamente, allora, il dettaglio sull'asfalto è diverso. Ovviamente i sali e scendi, ragazzi, anche qua sono fatti molto bene. Tanto dettaglio. Allora, avevamo già fatto un'analisi in live di quella che era la qualità grafica. Comunque sono apprezzabilissimi tutti, anche se devo dire che qui comunque si apprezza a livello di qualità grafica, consistenza grafica, qualcosina in più secondo me. Però ci sono dei dettagli che anche iRacing non ha lesinato, come i tratti sull'asfalto. Qui ad esempio si apprezzano molto di più la traiettoria ideale. Non guardiamo l'auto, ma guardiamo il tracciato. Qualità eccezionale. Dai, ragazzi, non ci possiamo lamentare, nel senso che comunque fanno veramente dei prodotti di alta qualità per quanto riguarda la grafica e anche per quanto riguarda le sfumature, per quanto riguarda le sensazioni di avvallamento, eccetera. Ovviamente non ho guardato tutti i dettagli, le buchine, se sono uguali, eccetera, perché il vero confronto sarebbe andare in pista in quella reale, però essendo laser scanner qui ci si deve fidare. Quindi io volevo solo fare un apprezzamento e un confronto rapido, così giusto per sì festeggiare da parte mia anche l'uscita di Portimão su iRacing, perché è un circuito che amo particolarmente e che ci ho sempre girato praticamente quando dove potevo. Misano, non me lo chiedete, ragazzi, perché l'abbiamo visto talmente tanto che basta. Quindi, ragazzi, che cosa ne pensate? Non di qual è il migliore, perché sono due titoli diversi con ognuno le proprie peculiarità, ma cosa ne pensate di questo Portimão? Non è figo? Fatemelo sapere nei commenti. Da Fabrizio è tutto, ci vediamo presto. Ciao. Oh, like, iscrivetevi. Ciao.